Scam sul COMPRENDIMENTO di Mara Venier. Nelle STRIST e di Instagram. Il presentatore di Rai 1 ha condiviso un profilo falso creato su Facebook con suo nome. Il suo viso e persino logo di domenica. Non sono io. Ha specificato invitando tutti a non cadere nella trappola. Ma Venier non si limitò a questo e fece sapere che la denuncia è iniziata. Ma non eri in lutto? Porcheteria contro Mara Venier e sua figlia. L'obiettivo è quello di tracciare coloro che hanno creato il falso profilo. Per questo motivo, Simona Ruffino ha anche restituito la dose diffidati di qualsiasi comunicazione inerente a Mara Venier, che non inizia dal suo unico profilo ufficiale. Mara non la presta assolutamente faccia a iniziative relative alle vincite e alle lotterie. Queste sono truffe e usano il viso improprio di Mara illegalmente e manipolativamente. E ora scrivi rabbia di Mara Venier. La risposta degli applausi dopo foto ti fa solo sapere che c'è un'ulteriore circostanza aggravante in questo tentativo di imbrogliare gli utenti web. L'uso di marchi collegati in qualche modo all'immagine di Mara Venier per ottenere la fiducia dell'utente è una circostanza aggravante. Questo è il motivo per cui, una volta scoperto chi c'è dietro, le conseguenze saranno molto pesanti.